La situazione si è complicata per effetto dei crolli avvenuti in Liguria sulle volte delle gallerie. Il Ministero ha imposto ispezioni serrate in tutte le gallerie della rete. Sulla A14 abbiamo avuto un periodo infernale. A queste ispezioni si sono sommate ovviamente le chiusure dei viadotti sequestrati alla Procura di Avellino e quindi la questione è diventata insostenibile. Qualcosa sta mutando, i viadotti sono stati sequestrati, ma poi i lavori sulle gallerie sono lavori indifferibili e per cui si stanno tenendo. Sulla A24 invece il pericolo della chiusura del traforo del Gran Sasso sembra sventato perché si è utilizzato un georadar per sorvegliare la calotta della galleria che sembra sia in stato decoroso. Il problema invece sulle autostrade e strade dei parchi a 24 e 25 sono i lavori di messa in sicurezza che sono impattanti, che avranno una durata abbastanza lunga, anche se oggi è stato no, nel decreto di lancio è stato previsto la nomina di un commissario per l'esecuzione dei lavori. Noi abbiamo una serie di cantieri che non sono rimovibili, soprattutto sulla 24 sono stati letteralmente tolti i viadotti, per cui l'autostrada è un cantiere quasi continuo, a partire da Roma sino ad arrivare alla barriera di Teramo. Si è sventato il pericolo del Gran Sasso. Sulla 14 purtroppo le limitazioni sulle gallerie, i lavori sulle gallerie e le limitazioni di portata sui viadotti provocano delle code che insomma, prevedo che ci porteremo per tutta l'estate. Quindi per mitigare la sofferenza degli automobilisti, quantomeno per venirgli incontro, adesso non si può fare nulla? Purtroppo non sono lavori cantieri mobili o rimovibili, almeno quelli di messa in sicurezza dell'autostrada 24, sono cantieri fissi dove non c'è più la carreggiata perché è stato tolto il viadotto. La 14 speriamo che il tema si risolva abbastanza presto, insomma su questi viadotti si possa ritornare al carico ordinario, ma Chiaramente i pedaggi rimarranno gli stessi, non sono verranno stati mitigati. ridotti fino al 31 di luglio, ma ormai siamo arrivati e quindi temo che si tornerà al pedaggio ordinario sulla 14. Quindi non ci sarà una proroga ulteriore? Non lo so, questo non so dirlo, dipende dal Ministero.